Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano di fantacalcio come sempre video aggiornati, in questo caso parliamo del calciomercato con Ian che passa da Verona all'Atalanta quindi nuove gerarchie per Gasperini fortemente voluto dal mister per una difesa a tre un potenziale buono in un trazzatore difensivo con Jens Skabine e Korasinac. E attenzione perché appunto in questo video analizzeremo come si può andare a prendere la fantacalcio e perché è utile andare a comprare il giocatore svedese. Prima di partire, like, condivisione e sottoscrizione al canale per chi vuole e per chi può. Andiamo ad analizzare quindi il giocatore svedese, fortemente voluto da Gasperini. Attenzione perché, appunto, ci sono alcuni giocatori che possono perdere un po' terreno, Fantagalcio, tipo Toroi, Ginside e Palomino. Gasperini vuole sempre due titolari per ruolo, e quindi in questo caso l'acquisto del giocatore veronese va in quest'ottica. Focus su Ian, giocatore svedese, 24 anni, alto 1,91, media voto attuale 5,9. La cosa più interessante di quest'anno sono i duelli vinti per partita, più di 5 ed è decimo in posizione generale. Nel Vasalunz ha fatto 81 presenze, 3 gol e 4 assist, con Verona 44 presenze, 0 gol e 0 assist, con la nazionale svedese 8 presenze, 0 gol e 0 assist. Pro e contro a Fantacalcio è molto duttile nell'impostazione, grande forza fisica, buona tecnica, forza dell'anticipo e anche nell'uno contro uno. I contro sono sicuramente le rotazioni difensive in casa Bergamasca, un po' la disciplina, l'irruenza e anche la qualità dei passaggi. Doveva arrivare già ad agosto. La difesa bergamasca è sempre abbastanza corta. Alla lunga può superare sicuramente Gin City. Cosa fare a Fantacalcio con Iene? Se lo avete già. Tenetelo, visto appunto l'upgrade atteso anche a livello di media voto per i modificatori di difesa, se non lo avete ed è svincolato può essere una buona idea tentare di prenderlo con uno slot disponibile in fase difensiva perché appunto Iene potenzialmente rientra nelle rotazioni di Gasperini, Gasperini sapete che tante volte soprattutto eh, fa entrare i giocatori verso il 60-70 vorrà sicuramente testarlo in queste giornate interessanti. Se avete un fantacalcio manageriale potete prenderlo già quest'anno, può essere un giocatore interessante visto che ha potenziale. Soprattutto se avete anche giocatori, anche fantacalcio con molto numerose. Grazie per aver guardato il video, io vi aspetto presto sul canale del Veterano. Abbonatevi e iscrivetevi, il video è terminato quindi vi aspetto presto. Un abbraccio dal Veterano, ciao ragazzi!